Oggi molte persone gravemente malate non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione e la loro sofferenza. Non hanno diritto all'aiuto medico o alla morte, morte volontaria, al cosiddetto suicidio assistito e ad accedere all'eutanasia come invece è possibile in altri paesi del mondo, come la Svizzera, il Belgio, l'Olanda, la Spagna, il Canada, molti stati degli Stati Uniti e sempre più paesi nel mondo. Sull'argomento è acceso da tempo un dibattito nel nostro paese, ma quanto riferisce il Comitato Nazionale Eutanasia Legale, che si ricollega all'Associazione Luca Coscioni, il Parlamento ignora le proposte di legge. Allora ecco la necessità di dare sul delicato argomento la parola al cittadino attraverso lo strumento del referendum. Da qui la necessità di raccogliere almeno 500.000 firme. Tavoli di raccolta sono stati istituiti in tutta Italia. Anche a Sulmona è stato creato un tavolo per la raccolta delle firme. In quel poco tempo che siamo stati in prossimità del tavolo è apparso notevole l'interesse dei cittadini. Molti hanno firmato. Abbiamo ascoltato Simone Forcucci, referente responsabile per l'iniziativa. Una questione di civiltà, in primo luogo, e in secondo luogo che c'è grande sensibilità nel paese. Sono già 800.000 le persone che hanno già firmato a livello nazionale ed era importante che anche Sulmona desse un segnale di questa attenzione a queste tematiche e sono sicuro che questa giornata darà i suoi frutti. Presenta al tavolo il consigliere regionale Giorgio Fedeli in qualità di autorità certificatrice dell'autenticità delle firme. Io in qualità di consigliere regionale ho dato la disponibilità per l'autenticazione delle firme, ho dato la mia piena disponibilità, il mio pieno supporto a questa iniziativa che trovo sia un'iniziativa estremamente importante e fondamentale, non solo un momento di democrazia, ma un momento che coinvolge soprattutto la dignità umana. Il referendum per, diciamo, l'abrogazione del reato di omicidio del consenziente, che renderebbe possibile appunto l'eutanasia, è qualcosa che ci coinvolge tutti come società, non soltanto come individui. Invito tutti a prenderne cognizione, soprattutto perché parliamo di un referendum, quindi ci sarà una votazione, i cittadini italiani saranno chiesti, saranno poi interpellati. Vi verrà chiesto di pronunciarsi su questo a favore o contro ed è molto importante anche che questo momento di democrazia venga celebrato, a maggior ragione poi se tocca una tematica così importante.